Salvatore! Per raccontarvi un sacco di cose che hanno a che fare sempre Salvatore. Con il mondo musicale, di cose di cui ci occupiamo, no? Da molto tempo ormai. Sarebbe sempre fino all'ora della merenda, ma cominciamo subito con il... Salvatore! Oh, maestro! A cuola, a cucerca! L'estate è finita da un pezzo. E allora? Che fai, il furbo? La scuola è già iniziata, ma tu forse questa notizia non la sai. Ah, ho capito. E qua dentro ci lavori da solo, eh? E quante cassette pomodoro ci vengono da qui? Sì, ma che boli mia! Ma cos'è, come vuol dire? Ma tu l'italiano lo sai parlare? Ma a fine di questa discussione, ma che cos'è che vuol dire lei a mia? Che domani ti aspetto a scuola. Sì, sì, aspetta con un mene. Ragazzino, non fare tanto lo spiritoso. Io sono qui per te e per il tuo futuro. E se anche non vieni a scuola, a me lo stipendio lo pagano lo stesso. E il mio stipendio chi me lo paga? E cambiare a mia sorella e a mia nonna. Ti sembrerà strano, però i libri servono proprio a questo, a dar da mangiare a tua nonna e a tua sorella, hai detto? Allora domani ci mandano i libri a calare le reti. A scuola un genio, né oggi né mai. Salvatore! Salvatorazzo! Brigati, Camerio ci ha fatto tardare a scuola! Salvatore! Ma che vuoi? Salvatore, guarda che non ti voglio portare a scuola. Ho capito, non ci vuoi venire, basta. Però tu sei minorenne e per legge ci sono persone che ti possono prendere, a te e tua sorella, e portarvi in un istituto di preti o di suore. E tua nonna in un centro anziani. Prima che mette piede a casa mia, ci spacca la testa.